Ciao a tutti, io sono Liane e bentrovati in questo nuovissimo video. Oggi vi voglio parlare della mia esperienza su TikTok. Allora, partiamo però dall'inizio. Io ho scoperto questo social quando ancora si chiamava Musical.ly. Io avevo fatto un account Musical.ly, però ho visto che mi faceva schifo, non mi piaceva come social, non lo sapevo usare, neanche per guardare quelli degli altri, quindi disinstallato, cancellato account Musical.ly e ciao. Guardavo spesso su YouTube i creator che pubblicavano anche su Musical.ly e scaricavano il video e lo ricaricavano su YouTube. Poi veramente ci sono periodi in cui mi ero dimenticata di Musical.ly proprio come se non fosse mai esistito. Poi recentemente, circa un annetto fa, ho scoperto TikTok e ho ricollegato TikTok a Musical.ly. E quindi tipo no vabbè ma io non me lo faccio, cioè mi faceva schifo all'epoca, figurati adesso. Poi però mi sono ricreduta, ho fatto questo account, ho costituito, vabbè, sarà cambiato qualcosa dato che è cambiato anche il nome. In effetti, insomma, sì, non mi ricordo com'era Musical.ly una volta, però mi ci sto trovando abbastanza bene, soprattutto per i contenuti che porto. Per circa 3-4 mesi ho pubblicato cagate su TikTok, principalmente video fatti così un po' alla cazzo, proprio questo video family friendly, e ho cominciato a pubblicare anche dei TikTok trend, insomma, quelli un po' più famosi che si vedevano nei per te, praticamente sempre forever and ever. Poi, in agosto, ho deciso di usare TikTok in maniera intelligente perché vedevo che comunque i TikTok non si vedevano nessuno, neanche quelli di trend, insomma quelli famosi che andavano in giro e neanche quegli altri che facevo e quindi ho collegato il mio canale YouTube a TikTok e così come sto facendo anche su Instagram, però Instagram rimane comunque il mio account personale. Qualche contenuto di brusco c'è, però comunque i miei contenuti li pubblico principalmente su YouTube e su TikTok. Però su TikTok devo ancora capire bene come utilizzarlo per portare contenuti libreschi. Al momento ho fatto qualche recensione breve, perché su TikTok massimo un minuto durano i video, e ho fatto anche una classifica dei miei fantasy preferiti al momento. Sto pubblicando solo di domenica. E ce ne sono due che non c'entrano dei libri, gli altri li ho cancellati tutti, tranne questi due, i primi due che vedete sul mio account TikTok, perché devono rimanere nella storia, quei due. Devono rimanere nella storia, soprattutto il primo. Però questo è un altro discorso, è un altro fatto. Diciamo che a visualizzazioni sta andando bene, non me l'aspettavo. Anche al like, numero di like, non mi aspettavo tutto questo successo, sinceramente. Cioè, le 100 views arrivano così in un attimo, anche le 200 se le vogliamo mettere. Diciamo che i miei TikTok adesso vanno tra le 100 e le 200 visualizzazioni e dai 4 agli 11 like. Sono pochi, però giuro che non me l'aspettavo, come non mi aspettavo nessun successo della mia vita, sinceramente, neanche su YouTube mi aspettavo questo successo. L'unica cosa è che non cresco di followers, cioè perché ci sono 200 visualizzazioni e 10 like, però nessuno che mi segue, nessuno è davvero interessato a vedere recensioni di libri su TikTok? Quindi devo ancora capire come usare gli hashtag, cosa mettere, come metterli, cioè non nel senso clicchi qua e clicchi di là, come strutturarli. Diciamo che sto ancora un po' ingranando, però sta andando bene di visualizzazioni, di like, giuro che non me l'aspettavo, veramente. Però di followers, insomma, sono pochi, insomma. E prima di tutto se vi va seguitemi, ci sono tutti i miei link social in descrizione, non lo dico mai, però ci sono, esistono i miei social nell'info box, c'è anche TikTok. Vedete se vi piacciono, io vi chiedo ovviamente di vedere i miei TikTok, di vedere se vi piacciono e farmi sapere invece
se non vi piacciono, cosa non vi piace e se vi piacciono, cosa vi piace. Quindi tutti gli aspetti negativi e positivi dei miei TikTok, perché non capisco, cioè come dovrei farli. Ovviamente se voi avete TikTok, siete super famosissimi o avete un minimo di esperienza, fatemelo sapere giù nei commenti, perché seriamente vorrei capire. Credo che i miei contenuti possano valere un pochino, non perché li faccio io, ma perché credo che attraverso i libri si possa scoprire moltissimo, dalla cultura alla fantasia, all'immaginazione. Non voglio screditare tutti gli altri contenuti, né su TikTok né su YouTube, però credo nel valore dei miei contenuti, così come credo nei contenuti degli altri, quelli validi, perché ogni contenuto ha i suoi lati positivi, può trasmettere qualcosa di positivo e di utile nella vita. Quindi vorrei trasmettere questi valori sia su YouTube, come sto già facendo, ma su YouTube va alla grande, gonfie vele, però su TikTok un pochino meno. È vero che ho iniziato un mese fa, quindi devo ancora ingranare un po' tutto, e io dopo un mese di YouTube sinceramente non mi aspettavo niente, anzi volevo lasciare perché non stavo avendo nessun risultato, così come non sto avendo tanti risultati su TikTok. Ovviamente più successo di quello che mi immaginavo lo sto avendo, quindi io ovviamente ho già fatto la mia esperienza su YouTube, come algoritmo immagino che sia simile, anche se sono due social diversi, però ecco, vorrei chiarire un po' questa cosa. Quindi la mia esperienza al momento è pari a 0,1, diciamo, su TikTok, però so che non è difficilissimo entrare nei per te su TikTok, perché veramente ci sono dei TikTok che entrano nei per te, io non so come fanno, così come su YouTube, su qualsiasi altro social, ci sono certi contenuti che io non lo so. Però dall'altro lato so che è anche difficile entrare nei per te, o meglio, non è difficile entrare nei per te, ma creare un contenuto che piaccia a più persone possibili. Non perché io voglio del pubblico solo per avere numeri, ma ripeto, credo nel valore dei miei contenuti e vorrei espanderli, vorrei portare i miei contenuti su più piattaforme possibili, in modo tale che più persone possibili raggiungano i miei contenuti, e ripeto, non per fare numero, ma per condividere qualcosa di bello, dei valori e mondi bellissimi della cultura. E questo è il mio intento su tutti i social, insomma su tutti i social dove pubblico video sui libri. L'intento è proprio questo, quindi sì, ho provato TikTok assolutamente. Così come su YouTube e come su qualsiasi altro social ci sono cagate che devono essere eliminate, però ci sono, e purtroppo quelle cagate entrano nei per te così come se niente fosse, fanno reviews, fanno i like e va bene. Non fossilizziamoci su questo, perché ripetiamo tutti insieme, il mio scopo non è fare i numeri. E però ho notato anche che, essendo i TikTok brevi, cioè li devo fare brevi, non posso esprimere tantissimo i miei pensieri sul libro. Devo essere molto concisa, molto diretta, e questo fa anche bene, sinceramente, essere schietti, essere diretti e dire subito una cosa: mi è piaciuto, non mi è piaciuto, per questo, per questo e per questo, stop. Essere diretti va benissimo, però insomma un po' mi penalizza, dato che abituata a parlare insomma su YouTube. Al momento non ho ancora fatto nessun TikTok parlato, perché devo capire come riassumermi. Se scrivo mi rendo più conto del tempo che passa, quindi riesco a essere un po' più breve, più concisa. Infatti al momento sono tutti TikTok scritti, non mi sono ancora mai fatta vedere. Devo capire anche come fare TikTok parlati, insomma fare delle recensioni parlate su TikTok di un minuto. Boh, come faccio scritto, le faccio pure parlate? Non lo so, bisogna sempre provare, devo sperimentare ancora.
Allora, riassumendo, sì, TikTok è un social che approvo. È un social dove mi sento a mio agio, è un social dove però devo essere più schietta e più diretta. Per quanto riguarda una recensione, questo è vero, però credo che possano arrivare un po' più facilmente i miei contenuti, almeno per quello che sto vedendo adesso, per i riscontri che sto avendo. E niente, questo è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti la vostra esperienza e qualche suggerimento, per favore. Grazie. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!